Buonasera. Buonasera, c'è ancora il timer a zero. Il mio va, Stiamo eh? registrando? Non lo Sì, so. sì. Amici di Twitch, amici dei motori, ciao, io sono Fabrizio, lui è Io sono Dario Dario e e io non sono Dario. lui non è Gianni, lui invece è Alessandro, quindi siamo tre appassionati di motori, Wii Motorsport. Io ho pure un podcast su Spotify, quindi andate a sentirlo, ve lo elencherò, ve lo metterò nei dettagli e quindi cominciamo a parlare, quindi siamo qui in questa serata per la MotoGP. MotoGP che si è corsa sul tracciato del Qatar, precisamente a Lusail, e quindi si è aperta la stagione 2024. E quindi 2024, sprint race, tante novità, tanti un rookie su tutti, anche novità su nuovi acquisti, si è già movimentato un po' il mercato, quindi primi risultati e quindi parliamo a tutto tondo di MotoGP. Quindi parola a voi. Beh, Fabrizio, che ti devo dire? Intanto saluterò Dario che dalla stagione scorsa che non ci vediamo, e anche te, Fabrizio, da Mo che non ci vediamo. E Esattamente. molte cose sono cambiate, però fondamentalmente, tirando le somme, devo dire che finito questo weekend, perché è arrivato alla conclusione, e non ci sono stati questi grandi colpi di scena. Devo dire. No. Quindi mi aspettavo un po' più di ressa, un po' come l'anno scorso. Evidentemente quest'anno col fatto che i piloti avevano già avuto l'esperienza sprint e Sì, comunque infatti. abbiamo piloti in griglia ben 16 con mondiali sotto la cintura, evidentemente l'unico rookie era uno. E questo ha giovato un po' alla sicurezza e al fatto che ci sono stati praticamente zero infortuni e una gara un po' più monotona, tra virgolette. Però, tirando sempre le somme, bisogna anche dire che chapeau a Bagnaia perché ha preso tutti per le manine. Ne ha portati tutti quanti in aula e ha fatto lezione. Ha dimostrato come, cioè, ha spiegato come si fa a vincere una gara in sicurezza, proprio partendo alla grande, facendo una tattica veramente da masterclass. Però non corriamo, non corriamo. Allora, tante novità, Ma tante questo era novità. giusto per introdurre il discorso, Giusto, per giusto, dire giusto. che. Ovviamente chi ha effettivamente sbalordito e ha fatto paura è il nostro Pedro A Pe, Costa. ovviamente, sia nel bene che nel male, però tutto insieme diciamo che fondamentalmente è uno che ha tirato fuori i numeri e ha dimostrato di essere all'altezza della MotoGP. Detto Dario. questo, lascio a Dario la parola. Ma diceva Ale giustamente che non è cambiato molto. Io aggiungo che non è cambiato chi vince la gara il sabato e chi vince la gara della domenica, perché alla fine Martin è l'uomo delle sprint e Bagnaia è l'uomo della domenica. Cioè, quello che è stato clamoroso oggi è stata due cose mi hanno sorpreso di Bagnaia. Come è partito il primo giro, dove praticamente si è mangiato tutti quelli che aveva davanti, con una determinazione che francamente fatico a ricordare in piloti che non siano Marquez o Rossi, francamente. Questa determinazione qui è da campionissimo. L'unico, scusa se ti interrompo, ma l'unico che ha fatto così in passato è forse Binder. Sì, ma con meno costanza. Cioè, Bagnaia non è la prima No, volta che parte ovviamente, così. se no sarebbe al posto di Bagnaia, No, cioè sarebbe lui il esatto. numero uno sulla moto, non mi No, preoccupare. però a volte è stato detto no, Bagnaia che dà emozioni, che fa il minimo. Oggi è andato oltre il minimo, cioè oggi veramente ha portato la moto al limite, anche oltre probabilmente. Due cose, quindi questa e poi il passo che ha tenuto in gara. Cioè ieri abbiamo visto che era in difficoltà dopo qualche giro, è stato superato anche nell'aprile dell'Aleix Espargaró. Oggi, ragazzi, ha tenuto un passo da orologio svizzero, cioè oggi ha fatto
se non erro, lo stesso tempo dal primo giro all'ultimo giro, penso, perché ha fatto un 54 primo giro, poi 52, esatto, 52.6, era fisso sul 52.6, 52.7, 54 con la partenza, rendetevi conto, si è fatto un 54 da fermo, esatto, 54 da fermo, da fermo, da fermo. Sì. E poi quello che è incredibile, ma non ci sorprendiamo più, è che ha girato 16 secondi più veloce rispetto all'anno scorso. 16. Che siamo guarda a caso è la differenza che passa tra lui e il primo della Honda, il sì, nostro caro sì. Mir, amico. Sì, quello lì. Ma lì un altro. Il mio caro amico Mir. Fabrizio, da me stai per di qua. Comunque, il tuo amico. Esatto, e quindi va bene. Però c'è da dire che era in dolce compagnia, perché nella gara lunga era scortato dalle due Yamaha di Quartararo e di, sinceramente, cioè dopo di Gian Antonio non ho visto nessuno, fondamentalmente. No, di Gian Antonio oggi... c'è da dire che l'hanno visto arrivare, almeno oggi. Almeno però vi dico anche una cosa, che purtroppo ha rischiato. Vogliamo parlarne di quanto ha rischiato nella sprint di Gian Antonio? Pazzesco. Beh, poi la dinamica non l'avevo visto, scusa, si è visto solo il finale, non si è visto l'high side, esatto. Quindi sembrava, come diceva, no, si è visto Talking Helmet, che è stato preso dagli alieni, come l'hanno evitato per misericordia, si è visto l'high side in un curvone, è stato sbalzato, è caduto in pista, l'hanno evitato, ma sì, ormai... sì, però lui intende il come più che altro, cioè. Non so quale telecamera hai visto tu, ma io ne ho vista quella della regia americana, fondamentalmente americana, esatto. Cioè sarebbe quella british, Dorna, ovviamente, quella internazionale, e lo facevano vedere subito dopo, praticamente, che c'era la moto che andava via dritta e lui, esatto, che scivolava in mezzo alla pista, esatto. Non ti hanno fatto vedere il vero e proprio eyesight? Ti manderò un link, ti farò vedere, perché comunque... Allora, io non l'ho visto, ovviamente non sono andato in cerca online, però quello che hanno fatto vedere in regia qui, più volte l'hanno fatto vedere replay, era sempre dal momento in cui lui praticamente era già atterrato, fondamentalmente, quindi sembrava veramente che arrivasse giù da, che fosse atterrato in mezzo alla pista dal nulla, cioè preso dagli alieni e lanciato in mezzo alla pista. Ma io vi dico, vi faccio una domanda invece. In quel curvone oggi, vai Dario. Vi faccio una domanda oggi, ma oggi ha vinto Bagnaio o ha vinto Ducati? Perché senza Pecco oggi vince KTM, eh? Esatto, diciamo che ha vinto la strategia. Ha vinto la strategia, perché Bagnaia, memore da ieri, perché purtroppo si sa, devi far conto con queste gomme. Queste gomme sono, sì, permalose. Queste gomme si incazzano se tu praticamente sei sempre dietro e stai con troppo calore dietro. Si scaldano, non performano, aumentando di temperatura, e adesso voglio vedere quanti, adesso ridiamo perché io spero che sia tutto regolare, però non si è parlato di squalifiche, quindi vuol dire che questo Gran Premio qui è filato tutto liscio? Beh, hanno abbassato anche però gli standard, Hanno abbassato gli standard, e beh, non avevano scelta, cioè dopo il casino dello scorso anno hanno anche montato qualche sensore in più. Quindi non sì, c'è ma più. Non avevano scelta di abbassare, perché purtroppo anche se metti tutti i sensori che vuoi, anche i tubi di pitot, cioè per i flussi, quello che vuoi, anche qualcosa per le pressioni. Fondamentalmente, se vedi che c'hai la pressione bassa, devi fondamentalmente retrocedere, metterti dietro una moto, far scaldare la gomma. Esatto. Vabbè, però io ti dico, quello che ha fatto è da fare. Io ti dico, in realtà la scienza dice questo. No, sono d'accordo con sì, te, però quello che ho visto prima della partenza mi ha lasciato un pochino un po' così, e vi spiego. Beh, perché interrotta la procedura, e mi ha ricordato l'Argentina 2018, perché Fernandez lo fai uscire, Marquez non so chi ha il coraggio di farlo uscire tutto quanto, che poi gli è andata anche di culo, perché l'abbassatore non funzionava correttamente.
Lì okay. Non ho capito sinceramente se l'abbassatore, da quello che ho capito, era rimasto ingaggiato, sì. E quindi loro lo stavano praticamente disincastrando. Gli hanno disinnescato. Non riuscivano a Marquez non riusciva a disinnescarlo, quindi non è che non si sarebbe disinnescato. Fondamentalmente la prima frenata e la prima uscita di curva si sarebbe disinnescato fondamentalmente. Evidentemente da fermo non funziona così bene. Quello sì. Però considerando anche la pericolosità di queste delle gomme, di tutto, che devono sempre andare con le termocoperte e se vi ricordate un episodio analogo nell'ultima gara di CIV dello scorso anno, non di quest'anno, a Imola, la finale del National, quando c'erano Pirelli e Dunlop insieme, per la procedura di partenza, che fecero due giri di ricognizione lenti e poi la partenza, se vi ricordate, sì. poche curve e per le gomme fredde, nella caduta di Luca Salvadori, Saltarelli lo ha centrato e si è fatto anche un gran po' male, perché appunto hanno time out di riscaldamento diverse, sia Dunlop che Pirelli, quindi gomme prototipo, partendo senza termocoperte, non lo so, l'ho vista un po' molto approssimativa. Sì, mettiti in scia che si scaldano, però diciamo esatto. da prendere quello che hanno fatto poi, quello che hanno fatto poi tutti gli altri, cioè nel senso c'è la, però da prendere con cautela, non deve essere il secondo giro di ricognizione, l'hanno fatto tutti qui. Sì, no, sono d'accordo, però la gara è partita senza una termocoperta, no, esatto. Senza una procedura di partenza, hanno messo le moto sui cavalletti, hanno raffreddato esatto. gli airbox, basta, cioè esatto. è filato tutto liscio, per una esatto. gomma fredda poteva, per fortuna, ma meno male. Inizio era nel deserto, quindi questa cosa qua ha funzionato... Insomma. Un nuovo vantaggio, fondamentalmente. Chi è lo sconfitto di oggi? No. Lo sconfitto di oggi dipende di che casa stai parlando. Ducati. C'è uno sconfitto per case. Lo sconfitto Ducati. Di Aprilia e Maverick Vinales. Lo sconfitto di Ducati. No, lo sconfitto di Ducati, eh. Jorge Martino. Ho perso la domanda. Chi è lo sconfitto di Ducati? Lo sconfitto di Ducati è di Gian Antonio. Ah. Perché? Ah. Interessante. Ah, perché era il vecchio vincitore del Qatar. Ha vinto con la moto dell'anno prima, l'anno scorso. Di che cosa stiamo parlando? Quest'anno ha la moto, tra virgolette, più vicina a quella di Bagnaia e mi cade alla sprint e poi mi fa questo risultato che vabbè, per fortuna poi alla fine Pedro Pé ha sbagliato al cervello e quindi di Gian Antonio ha riuscito a scavalcare qualche posizione, però fondamentalmente lo sconfitto è lui, se vogliamo andare a guardare. Invece Fabrizio ci dice che Jorge Martin. Jorge secondo Martin, me sì, ragazzi, Jorge Martin, perché lo sconfitto fatto, è secondo me Martin. Di oggi è lui, perché chi ci credeva di più è Jorge Martin. Sì, ma è ovvio che ci credi di più, perché no, ci crede perché lui vuole arrivare in rosso. Cioè, lui ha menato tutto un inverno dicendo Bastianini ha vinto in Malesia con una pressione irregolare. Arriverà in rosso in ogni caso. Ecco, se vogliamo dirla tutta, allora a questo punto, cioè a pari merito di Gian Antonio Bastianini con il pro che Bastianini non è caduto. Quindi se fosse caduto Bastianini al posto di Gian Antonio, allora ti direi Bastianini. Ma comunque Bastianini c'è. Fondamentalmente ci sono tutti, Ducati ci sono tutti. La domanda che tu hai fatto prima, Dario, chi è lo sconfitto? Se oggi ha vinto Ducati o ha vinto il nostro Bagnaia, ovviamente ha vinto Bagnaia, Ducati ha vinto due anni fa ed è da due anni che vince Ducati, quindi sì. Non vincevano il campionato piloti, ma vincevano sempre il campionato Marche, no? Quindi per cui Ducati è da mo che vince. Si è aggiunto Bagnaia fondamentalmente, questa volta è diciamo
la conferma. Se qualcuno aveva qualsiasi tipo di scrupolo in merito, che diceva, boh, non lo so, vediamo se Bagnagna c'è o no, c'è. Questo dimostra che non solo c'è, ma firma c'è pieno merito. Per 2 anni e meno male, e Ducati deve essere solo che felice, perché comunque si porterà a casa altri 2 titoli, sicuro. Ma Martino, a me oggi sì, ha fatto una buona gara, però mi aspettavo secondo, mi aspettavo terzo posto. Cioè Martino oggi è stato battuto dalla KTM, che in un mondiale sappiamo benissimo, visto che Martin secondo lui l'anno scorso meritava il mondiale, quest'anno dice che vince il mondiale, benissimo, però oggi ha perso 4 punti in più rispetto a quelli che deve perdere, perché Bagnaia ne ha persi 6 ieri, ma era la garetta, la gara lunga, i punti che perdi dal secondo, il terzo e il quarto sono di più. Ieri Martin è arrivato primo, oggi è arrivato terzo ed è secondo in campionato con 29 punti. Ieri Bagnaia è arrivato quarto, oggi è arrivato oggi primo punti ed è in avanti in classifica. Ovviamente conviene quindi sempre vincere la gara e non la gara. Certo. Però lui prepara, Pecco prepara la gara della domenica, ragazzi, cioè lui il venerdì, il sabato, va bene un piazzamento, cioè l'unico momento che spinge veramente la qualifica, perché poi le libere non spinge, la sprint non spinge, gli basta che fare un piazzamento. La domenica lui parte e va a fa il diavolo, si è visto. La conferma sarà la prossima gara a Portimão, perché l'anno scorso Bagnaia vinse sia la sprint che la gara, quindi se quest'anno, mettiamola lì, dovesse fare... diciamo un déjà vu, se la conferma e tutti gli altri dovranno correre ai ripari. Ovviamente i tre moschettieri sono sempre loro, quindi Binder, Martin e Bagnaia. La domanda è chi sarà il quarto, chi farà D'Artagnan? Bella domanda. Ma la risposta io... è Marquez. Ma sicuramente Marquez dovrebbe essere incisivo a Portimão, perché comunque nelle piste europee dobbiamo aspettarcelo. Però oggi Pedro Pé ha superato Marquez e per un attimo sembrava di vedere la svolta generazionale, ovvero quello che noi abbiamo visto in passato con una persona a noi molto cara. Sì, 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 d'accordo. E Marquez nei panni di Pedrosa, Acosta. Quindi di Pedro, comunque Marquez di Riffo, di Raffa, come ha fatto Valentino, arriverà a giocarsi ancora un titolo Marquez, quindi Pedro Pé dovrà prima o poi crescere, perché già ha fatto già vedere che su una pista complicata è già arrivato, deve soltanto imparare a essere un po', deve un po' capire ancora un pochino meglio le gomme. Di sicuro il passaggio è meno traumatico dalla Moto 3 alla Moto 2, è meno traumatico dalla Moto 2 alla Moto GP, perché si è vista la Moto 2 quanto è complicata, però si parla di Dunlop, non abbiamo parlato di Pirelli, quindi fino a quando non cadi, io sto aspettando di vedere come reagisce al primo eyesight. Penso che non succederà il primo eyesight, perché con l'elettronica dipende che anche come meno, cadi, meno male, eh. No, non è che però si sa che, come ti avevo detto sopra, cioè quando ci siamo parlati al telefono, la tendenza alla guida, che non è quella di Bagnaia, che abbiamo visto oggi, che è di una pulizia che sembra quasi nel turbino che sta passando per la pista, i nostri due cari Marquez e Pedro Pé hanno in comune il fatto di ostentare, e questo può essere redditizio, ma alla lunga vuol dire andare a finire in clinica volte. Quindi il gioco lungo è vedremo come andrà, perché quando inizi a sbattere la testa lì è quando inizi a perdere magari qualche decimo, o comunque piuttosto che cercare la spazzolata freni un po' prima. Ma...
Riguardo a questo, io mi ricordo sempre la Saracca, la Caracca che prese Martina Portimão nel 2021, se vi ricordate, dove praticamente lui cadde e si fece male non sul circuito, ma sui sassi, sulla ghiaia del circuito, che alla fine sono sassi. Quindi. Però quella caduta lì, lui se l'è portata dietro per tutta la stagione. Perché poi Vabbè, ha vinto, cadde sì. violentemente, poi i sassi gli hanno dato una mano, come anche Paul Espargaró è caduto e non era una caduta così cruenta, No, però certo. l'inerzia, i sassi e poi la mancanza di airfence in quella curva ha fatto sì che è come quando cadi per la strada, cioè è arrivato fino al guardrail. Esatto. Ragazzi, c'è Morbidelli che sì, bisogna aggiungere alla lista. Se Certo. vogliamo, aggiungiamo anche Lorenzo, perché se non vi ricordate, se non ricordo male, ad Però, Assen si è fatto però, però, tutte e due le Lorenzo carriere in è quarta caduto ad squadra. Assen. Ad Assen, eh? No, Ho capito però quello che parla di cadute, cadute che ti rimangono in testa. sono quelle cadute che ti fanno pensare un po' di più. Cioè tu, prima le cose le fai istinto, come sta facendo adesso Pedro Pè, sta guidando d'istinto. E poi inizi a imparare il limite, e se sei fortunato riesci a capirlo prima di andare a finire in ospedale, fondamentalmente. Questo è il discorso. No, vai a finire molte volte in clinica e Marquez E adesso non c'è neanche più è Costa. Però non c'è l'esempio. più la clinica mobile. Non c'è più la clinica mobile, però voglio C'è la dire, clinica Marquez è spagnola. l'esempio di quello che succede nella traiettoria, nella carriera Sì, no, certo. di un pilota che ostenta piuttosto che un pilota che calcola, fondamentalmente. D'accordo. Però comunque oggi MVP Pedro Acosta, cioè nel senso, oggi c'è chi ha sognato col podio di Pedro Acosta e chi mente, nel senso. No, vabbè, Pedro Podio di Acosta, io ti Pedro dico che oggi. ho visto che calavano le. Durante la rimonta ho visto che calavano leggermente le gomme perché cominciava a fare due numeri. Ha cominciato a uscire Sì. in monoruota dalle curve, in controsterzo, derapata. Lì ho detto, ok, lì le gomme stanno calando. E poi è calato veramente tanto. Però fino a quel momento lì è stato bravo a capire l'usura, a non cadere, a non resistere a tutti i Certo. costi. Però Pedro Acosta, raga, è un fenomeno. Cioè, nessuno Top. deve pensare il contrario. Cioè, uno che dalla Moto3 parte ultimo dai box e vince la gara perché ha un ritmo che gareggia da solo e rimonta tutto il gruppo alla prima gara. Sì, è un fenomeno. Ha Sì, dominato tutto l'anno. probabilmente questo lo puoi ancora fare oggi in Moto2, ma in MotoGP non esiste, cioè neanche i Rossi del Donington Vabbè, Rossi ci Park stava riesce riuscendo, a eh? Qatar 2004 ci stava riuscendo. fare. Sì, O anche poi non ci Phillip Island riuscivano. 2003 poteva riuscirci, eh? Phillip Island 2003, col ritmo che aveva, perché alla fine gli dicevano che giocava, ma era vero che giocava. Ok. Ma in ogni caso non è successo, cioè, capito? Quindi è una cosa che Ah, è certo. romana. A questo punto, con quello che noi vediamo oggigiorno, perché non è più la MotoGP del 2004, sia chiaro, cioè qua stiamo giocando sui millesimi, ma proprio c'è la distanza tra il primo e il decimo, non si tratta più di secondi, ma si tratta veramente di decimi. Quindi. Centesimi. Sì, proprio sono sul filo del rasoio tutti quanti. Pensate che le prime due file ieri avevano le prime due file erano in un decimo e sette. No, no, ma alla fin Quindi fine in un pensate, decimo clamoroso. un decimo sei dentro e in un decimo sei fuori dalla prima fila. Esatto. È Esatto. pazzesco. Ecco, io poi chiudiamo il capitolo Ducati parlando di Marco Bezzecchi che non abbiamo visto questo weekend. Marco Bezzecchi purtroppo è un mancato adattamento alla GP23, che alla fin fine l'anno scorso, come tutti gli anni, siamo sempre non prevenuti, però c'è della stampa che è prevenuta, perché quando si parla, ah vedi Bagnaia, ah vedi così la moto ufficiale. E l'anno scorso la GP23 l'aveva messa in luce parecchie volte, facendo vedere
che magari non era così facile da mettere a punto. Poi una volta che trovavi la strada, era una moto efficace. Io lo metterei nel gruppo, cioè quelli che io fondamentalmente considero non pervenuti, cioè dal decimo posto in poi, fondamentalmente non hanno ancora detto la loro, quindi ci metterei lui come Quartararo, come Rins e compagnia bella. Però lì è un esempio diverso. Tutti sì, però è diverso. Però è diverso, qui è proprio presa una moto, sali su un'altra moto dell'anno dopo, c'è cioè proprio una mancanza di feeling, una mancanza di adattamento. Quartararo è lo sviluppo che va avanti, ma è sempre la stessa moto e non se ne viene fuori. Esatto. Però sono quel gruppo di personaggi che metto in difficoltà, cioè che dico sono in difficoltà o per motivi di adattamento psicologici, fisici, morbidelli, non saprei neanche più come definirlo, perché siamo passati dall'aspetto fisico a quello psicologico, adesso. Ma Morbidelli oggi non è andato male come ritmo, eh? No, ho capito, ma fa parte della... cioè, non ha fatto i test, ragazzi. Marini mi è arrivato ultimo, quindi tutti sono andati meglio rispetto a Marini. Non avendo neanche un caduto, fondamentalmente... No, abbiamo avuto un caduto. Miller è caduto. Miller, esatto. Lui è ovviamente uno che si deve riscattare. Siccome ha fatto la coppia dell'anno scorso, stessa curva poi ha deciso, non è che ha aspettato di farla scivolata in un'altra maniera, nella stessa maniera è andato via l'anteriore, d'accordo, va bene, però comunque io dico che Miller c'è, cioè non è che sta in fondo, non è come la differenza che ci sta tra appunto Miller c'è. Ma Miller c'è, parliamone. Io dico soltanto una cosa, Miller già aveva il sedile e la sella che scottava, adesso dopo come oggi, adesso ce l'ha rovente, perché si stanno definendo oggi i contratti, si stanno definendo i contratti, e il 2025 ci sono tante case che si devono mettere a posto, sono tante case che devono pescare anche dalla Moto2, sono tante case che vogliono fare i cambi. Uno papabile è Quartararo, forse va in Aprilia, Ducati, va in KTM, ma Pedro Acosta non lo promuovono in ufficiale? Non penso che Miller... Te la metto giù così, il delta che c'è tra Di Gian Antonio e il Bez non è quello che c'è tra tutto il resto del campo tra Binder e il nostro caro amico Miller. Ragazzi, facciamoci spazio! Facciamo spazio perché è arrivato lo zio Dante. Ciao a tutti. È arrivato lo zio Dante, quindi zio Dante, entra con una bella spallata. Cosa ne pensi del Bez? Per me il Bez deve ancora capire questa GP24, perché si vede che è in difficoltà. Bisogna dargli tempo, perché rispetto all'anno scorso si vede che non è il Bez dell'anno scorso, però comunque secondo me è tutta roba di feeling, diciamo. Quindi secondo me deve imparare a conoscerla questa moto, e col passare del tempo, speriamo il meno tempo possibile, potrà tornare come l'anno scorso, speriamo, per me. Ok. Meno questo... ragazzi, c'è nel senso Bezzecchi ha fatto questo primo weekend da parecchio sottotono, però io penso anche che quando torneremo sulle piste europee, secondo me ce lo troviamo lì davanti per Zecchi. Bisogna capire che l'anno scorso, in effetto, dovuto alla sua mancanza di adattamento alla 24, o se effettivamente se fosse la pista logico piuttosto che uno di feeling. Lui dice che forse la pista che non gli piace, ma anche Marquez odia la pista. Sulle piste europee, a Marquez non gli piace.
ed è arrivato sempre nei primi 5, cioè di cosa stiamo parlando? Con una moto nuova. Sì, secondo me è un problema di feeling quello di Bezzecchi. Sì, no, Almeno. certo. Perché pure quando lo inquadravano che lo vedi guidare, non guida con la scioltezza dell'anno scorso, diciamo, si vede Non l'hai che visto guardare guidare, scusami, che non l'hanno inquadrato in questi no, decimi. pure tipo nelle prove, capito? Nelle prove, cioè non l'ho visto. Però io sono convinto che anche il nostro caro Bagnaia non è che è arrivato tutto bello pimpante, No, no, no. anzi, è andato molto meglio a Martin col chattering che non a Bagnaia, fondamentalmente, però ha saputo, anche perché c'ha il team dietro e va bene, ho Quello è il sentito punto. una roba tipo che Ma utilizzano stamattina l'intelligenza artificiale per far girare i dati e computare i dati in modo più efficace. Quindi stamattina questo mi Bezzecchi l'ha aggiunge fatto più secondo motivazione. nel warm-up, comunque. Sì, però è un tempo, cioè alla fine sono come le classifiche dei test. Le classifiche dei test bisogna saperle leggere Fabrizio, perché bisogna vedere quando sono lo tutti trovo per tipi. 25 giri il feeling, e poi dopo. No, d'accordo, però sono tutti time attack e più o meno come ti ricordi gli anni Losail, quanto Valentino si dannava l'anima con le gomme che praticamente si strappavano, non andava in temperatura, non riusciva a fare il tempo, poi la sera o anche nel warm-up. È una cosa che ormai ha 2019, imparato a capito? fare anche il nostro caro Bagnaia, di trovare la soluzione del sabato sera. Che poi al Ieri aveva warm-up chat, il primo Ringbagnaia. funziona e la gara in qualche maniera trovano quel secondo che Io non ce fino al sabato non c'era. Però ricordiamo sempre che i piloti non possono parlare di una determinata cosa. Devono sempre Esatto. girarci intorno, ma Ormai è non possono diventato parlarci. argomento tabù, certo. Devono sempre Perché poi girarci si offende. intorno, ma non possono parlarci. Vabbè, sentite, parliamo di KTM. Binder Mostruosa. molto bene. Binder molto bene. Mostruosa. È cresciuto ancora rispetto all'anno scorso. Sì, la partenza, le partenze loro non so cosa cavolo utilizzano, cioè deve Hanno un esserci dispositivo, uno ragazzi, che va alla fine del shocking, mondo. c'hanno quello di Top Gun, non so, dovrebbe appartenere a Maverick, Esatto, visto il nome, ma esatto, in realtà esatto. non è così. Se lo sono portati via gli austriaci e ce l'hanno loro, evidentemente devono esserci delle portaerei in qualche laghetto nell'Austria, dalle parti di Vienna, dove loro fanno le prove di partenza, perché non c'è moto che regge il paragone. Cioè, stiamo parlando di accelerazioni ben oltre quelle della Formula 1, E di vi che cosa stiamo ricordate parlando. Oliveira proprio in Qatar nel 2020 o 2019 era in terz'ultima fila, fece una partenza che alla prima curva era in terza posizione. E ti dirò di più, secondo me, a Ducati, perché Ducati non è che si fa camminare, cioè non si fa fregare da nessuno, loro stanno facendo qualcosa per ovviare a questo problema. Vedi la prima prova di partenza di Bagnaia, dove si è creato questa specie di situazione critica. Hanno detto che Lì c'era la gomma l'odore di fallata, però. scarto al box e loro hanno fatto finta di niente, però secondo me stanno sperimentando per cercare di sopperire allo stradominio della KTM in Ma partenza. assolutamente Però lì la gomma evidentemente quello che fallata, hanno dovuto assolutamente fare, sì. che magari era utilizzare la polvere da sparo, non ha funzionato. Se ti No, ricordi, lo però lì la scorso gomma anno, fallata, ragazzi. alla gara di Spielberg in Austria, se vi ricordate, tutti avevano evidenziato che la Ducati aveva portato un nuovo sistema di partenze. Sì. Però quello che fa riferimento Alessandro è la gomma fallata, la FP1 di Bagnaia che parte col fumo dalle gomme, quella lì è la gomma Nì, fallata. cioè, Tipo dovuto a. l'anno scorso era quello più o meno. No, No, era però la né in KTM. un caso,
né nell'altra. Lì, secondo me, è la procedura sbagliata di Martin, perché non è che hai spinnato, sei surriscaldata la gomma. Dai, in quella gara lì non era la gomma giusta, ha sbagliato a fare la procedura di partenza, che poi anche Marini ha detto, Martin è l'unico che sta in piedi sulla sedia, che sta in piedi, non parte seduto, quindi se l'ho provata anch'io, la moto si derrapa molto quando è in partenza, non è precisa. Ci sta. Sì. Sono capitate parecchie gomme un po' balorde, ecco. No, è chiaro. Quindi... come è capitata, come è stata sbagliata la procedura, cioè anche Marquez ha fatto tante procedure di partenza che si stava stampando o stava cadendo con la Honda. Sì, con la Honda. Quindi tante procedure di partenza, cioè il punto qual è? È mettere meno elettronica per partire più a razzo, perché l'elettronica sì, non ti fa spinnare ma non ti fa neanche progredire, quindi solo loro sanno realmente com'è. È una che parte veramente male, il rovescio della medaglia è Aprilia. Sì. Perché ancora non è riuscito a trovare il giusto compromesso tra potenza e elettronica. Cioè, Aleix è partito due volte bene, ma è stato inghiottito. Cioè, appena le moto hanno preso coppia dopo la partenza, Aleix è proprio stato risucchiato nel gruppo. Sì. Due volte. Ma avete visto comunque... che è la terza volta che l'Aprilia ha dei problemi durante il giro di ricognizione, cioè una volta in Giappone, un'altra volta in un altro circuito che non mi ricordo e adesso in Qatar. Sono questi errori qui di affidabilità che riemergono ogni anno in Aprilia, che mi sembrano però strani per una squadra che punta al mondiale o comunque a far bene. Ma si è capito cosa è successo a Fernandez o no? Cioè hanno praticamente cosa aveva pensato di mettere, non lo so, il sistema utilizzato di partenza per la NASCAR al posto della moto. Cosa è successo? Hanno sbagliato, non lo so. hanno messo la nitro al posto della benzina. Ha cambiato moto, ha dovuto cambiare moto, cioè alla fine. Sì. Poi c'era molta confusione perché lui era convinto di poter partire dalla griglia, sì, gli altri volevano far partire dai box. Detto, sei spagnolo anche te, ma non puoi. Perché poi è successo sei anche spagnolo anche te, ma non puoi. È successo anche il Moto 3, sì. Il Moto 3 l'hanno fatto uscire. E ha fatto uscire. Esattamente la stessa cosa che ha fatto Marquez, che invece è partito dalla griglia. Anche il casco, cioè, ti prendono per un orecchio e ti portano fuori. Sì, perché poi non voleva nemmeno uscire. No, lui era convinto di ripartire tranquillo. Ha detto: no, sì. Io parto da qua, sono a posto, non ho bisogno di niente. E poi, ovviamente, gli steward hanno detto: no, caro bello, cioè riuscire. Sì. Il 93, il 64 sulla carena, fuori dalle barre. Cioè. Si è messo letteralmente davanti, ha fatto: no, devi uscire. No, proprio devi uscire. Col dito. Espulso, vabbè. Cartellino rosso. Non lo so, secondo me non è la prima e né l'ultima volta che vedremo delle robe fantoziane in questo campionato, e continueremo a vederlo andando avanti, perché secondo me non è neanche chiaro alla donna le regole che devono seguire. No. Ma diciamo che non c'è una procedura chiara, o meglio, nel briefing io non so i piloti cosa fanno, se stanno attenti, se parlano, se non lo so, perché se è un pilota... Io prendo esempio il track day, cioè tu nei track day devi ascoltare, ti dicono quando si sorpassa, quando si entra in pista, si guarda, si sta a lato, mi raccomando, quando si è nel giro lanciato si sta di qui, quando si è nel giro lanciato si sta di là. Cioè si spiegano ogni volta e si parlano sempre dei punti chiari. Il problema è che questo pilota qui è ormai... diciamo che ha raggiunto l'età della ragione sportiva, cioè sei in MotoGP, quindi penso che il regolamento debba saperlo. Non abbiamo fatto pronostici perché ovviamente non abbiamo avuto modo di farli, però in separata sede Fabrizio ed io avevamo detto per la gara sprint che io stavo guardando Bastianini e
e il nostro caro Fabrizio stava guardando di Gian Antonio. Visto com'è l'andazzo, ti devo dire, Fabrizio, cioè che è meglio che non fai più pronostici, perché sono un po' come Parenzo alla Zanzara, cioè alla fine secondo me porti una sfiga clamorosa, quindi conviene che non dici niente. Di Gian Antonio, ma mi sa che Ale non ha ragione, perché io tutti gli attaccanti che prendo al fantacalcio sono tutti sempre quelli sbagliati. Ho preso Lautaro e non andava, ho preso Leao e non segna, quindi mi sa che Ale non ha torto, ragazzi. Sei un po' un gufo, ma non tanto per te, perché per te va bene, cioè non ti cambia più di tanto la domenica o il sabato sprint, dipende. Il fantacalcio ti assicura delle rovine la domenica, il fantacalcio vanno lunghi distesi, quindi vabbè, a me assicuro che il fantacalcio te le rovina le domeniche. Voglia. Comunque, non so che, se voi volete dirci che se avevate dei pronostici postumi a questo punto della sprint e della gara. Allora, ti dico quello di Zio Danti, io Bagnaia primo, Bagnaia secondo, Bagnaia terzo. alla sprint sono messo l'anima in pace, che bene o male Martini ce la farà, la gara lunga, io Bagnaia. Ma le sprint hanno tutti Martini quest'anno? Ho fatto la play, insomma. Io non me l'aspettavo così forte, mi aspettavo più, no, la domenica così, no. un po' di più di combattimento, insomma. Però mi ha stupito per me, perché è stato veramente un martello, cioè non me pneumatico. E tu Dario invece per la gara cosa ti avevi messo? Io avevo detto Espargaró, pensa. Ah, beh, perché era il favorito, sì, in generale tutti lo davano per favorito. Anch'io sarebbe stato un complesso, perché è stata la sorpresa della sprint, fondamentalmente è stato, esatto. È stato diciamo che Spargaró, l'Aprilia, però, quando negli ultimi giri, tipo come anche Silverson, vuoi che anche Bagnaia, che era in lotta per il titolo, non si è impegnato fino in fondo e ha detto va bene anche un secondo posto, vuoi che è, però comunque l'Aprilia fa sempre parte del gioco e comunque negli ultimi giri è quella che è quando ci arriva arriva sempre con più gomma. Non d'accordo, divido. Ma le sprint le vince tutte Martini secondo voi? No, c'è Binder ovviamente che ne ha diritto almeno una sprint. Io gioco la 5 euro su Jerez, che Binder vince la sprint di Jerez. Ha sposto Jerez, Binder il capo. Vince Pedrosa, secondo me, quella lì. Quella lì no, podio. Ragazzi, tutto KTM. Di che cosa stiamo parlando? Podio tutto KTM a Jerez. Scriviamo, e podio tutto KTM a Jerez. Tu sei già a Jerez con la mente. Ma a Red Bull Ring forse, ma a Jerez la vedo un po'... No, ragazzi, Portimao, Pecco è casa sua. Fabrizio, per favore, silenzio. Dai. Fabrizio. Esatto. Stai calmo. Continua a guardare di Gian Antonio, dai. Bravo. Questo ce la scegliamo. Capro espiatorio, va. Vedrai, mi rifarò. Adesso sono preso d'assalto da voi che dite che porto. Adesso vedrete la prossima gara. Vedremo. Ah, colpo di scena. Come ho sbagliato a dire una roba. Com'è che Martin è terzo? Sì, è arrivato terzo. È in classifica. È arrivato terzo. No, secondo Binder. No, ma nella generale dice. Nella generale doveva essere secondo, Binder è secondo nella generale. No, perché... È successo qualcosa? No, è giusto che sia terzo Martini. Adesso sto guardando anch'io. Ma ha fatto primo e terzo. E ma Binder terzo. Ha fatto secondo e secondo. Due secondi posti, Binder. Vabbè. Binder ha fatto secondo e secondo. Ormai non si capisce più niente con queste sprint. Sì, allora io mi scuso e rettifico quello che ho detto prima, perché ho detto una boiata, però va bene. Quindi mi è piaciuta la onda, bello questo weekend. Per Portimao, dai. Povero Mario. Pronostico per Portimao.
Ah, wow. Pronostico per Portimão non li faccio io. Si astiene. Anche perché a Portimão, Alessandro... Anche la gara. A Portimão, Alessandro, c'è Bastianini che deve saldare il conto con l'anno scorso. Dritto. Dove lo metti? Dove lo metti in gara? Ma chi? Bastianini. Sul podio a Portimão. Ok. Alla domenica e... sì. Ci permettiamo di dire che Bagnaia replica o no? Boh. Può essere, come no. Perché lui di fila non hanno mai vinto. Portare sfiga che metà basta. Vabbè. Non sai perché? Perché comunque in questi anni nessuno ne ha mai vinte due di fila. Cioè l'anno scorso non ha vinto mai nessuno due di fila. Quindi... magari metti che ti esce un Binder selvatico così a Portimão che spacca tutto, chi ne sa? Sì, però se ragazzi Bagnaia ha sicuramente trovato la quadra già adesso, la pista è pista, gara, non ce n'è veramente per nessuno, cioè arrivano veramente a no, cioè io capisco perché che tu questa, dici questa Ducati 2024 è d'accordo, no, capisco che tu dici se Bagnaia ha trovato la quadra finisce come l'anno scorso che aveva 80 punti di vantaggio prima dell'infortunio, d'accordo, prima di spatacciarsi a Barcellona, ecco. Sì, la domanda è quanto potranno interferire Marquez, cioè oltre ovviamente Binder e Marquez, che sono sempre lì, ma come avevo detto prima, chi è D'Artagnan? Cioè, alla fine sarà Marquez. Il 42 gare. Chi è quello che va a scomodare? Oh, ragazzi, insomma, mancano ancora 40 gare, cioè nel senso. Sì, ma il bello è fare il pronostico adesso per poi farle sparate, visto che poi le facciamo belle grosse e Fabrizio ci abbiamo messo anche delle 50 euro in passato. Ma sentite, ma la Honda? Avete visto? Io no. Perché corre la Honda? La Honda l'avete vista? Sparate contro la Croce Rossa. Non sparate contro la Croce Rossa. Bella la Honda, è bellissima. Quel blu triste, tragico. Ricorda molto la Honda del 2002. Sì. Ricorda un po' diverse molto le prestazioni. La prima MotoGP, dai. Sì, un po' diverse le prestazioni. Ricorda molto quello. Di sicuro, se fosse rimasta la stessa sponsorizzazione, con le stesse colorazioni, quelle di Marquez, avrebbero detto, vedi, senza Marquez, hai visto. Comunque Mir è in crescita, ci sta che Marini non è così, perché comunque cos'è, undicesimo arrivato. Quanto è arrivato la prima volta? Essere ultimo lo scorso anno, che le ultime quattro della classifica erano tutte le quattro onde, era Mir, Nakagami, Marquez. Cioè, sì? La Honda qualcosina è migliorata. È solo la prima gara. Come? Non bisogna mettere in croce Pirelli, non bisogna neanche mettere in croce Honda. Marini è arrivato ventesimo. Ho capito, ultimo. Ma era la sua prima gara. No, sì, stavi a chiedere quanto era arrivato, ho detto ventesimo. Marini lo mettevi sopra la Ducati, non faceva ultimo. No. E Pedro Acosta lo mettevi sopra, non la KTM. Se tra Bagnaia e Mir ci sono 16 secondi, mi chiedo, non ho guardato, tra Bagnaia e Marini cosa c'è? 42. C'è un film a due tempi, cioè con 42. No, 42. Vabbè, non è che dobbiamo dire che è stato doppiato e che non è andato forte. Ragazzi, ecco, Marini ha preso due secondi. Marini ha preso due secondi al giro. Penso che quando ha firmato non sapeva benissimo i valori in campo, Sapeva anche lui. Scusami, è arrivato dopo un minuto? No. Preso 42 secondi, 2 secondi al giro. Troppo. 2 secondi al giro preso. Beh, hai un'altra alternativa. Cioè, quando è così puoi anche cadere e dire guarda, no, stavo provando, c'avevo il passo, però sono caduto, così, però la prossima gara ci siamo. Cioè, poteva far questo. Ops! È una persona per bene e preferisce prendere 42 secondi perché bisogna arrivare per portare dati. Certo. Sì.
Non vorrei essere nei panni di suo fratello che gli deve dire dai, non buttarti giù. Da Che urlo, cazzo devo cazzo. dire, tra l'altro, sinceramente? Cioè, No, la io ci telefonata credo, tra adesso. Ale e Luca, vogliamo ipotizzare la telefonata? Adesso ti chiamo. Fabrizio, tu rispondi, eh. Sto Sì. squillando, sono male. Pronto? Luca, non buttarti giù, dai! Non mangi la chiara! Cosa facciamo? Eh? Non friggere con carne! Dai, vieni! Vieni che andiamo. Dove andiamo? Andiamo a ranch e non ci pensiamo più, eh. E lì c'è il 2 minuti record, andiamo a Luca, ranch. quindi va forte. Dai. Luca Ma ci arrende. sì, dai su a quelli lì che non capiscono niente. Andiamo a mangiare la piaga, va. Che telefonata puoi fare? Cioè, non saprei neanche che cosa dirgli, cosa gli dici? Hai voluto E tu lo vedi irrecuperabile, Marino. no. Ma non lo so, Lo vedi hai tuo irrecuperabile? fratello che ha un team che viaggia come viaggia. Cioè, ipertitolato, appoggiato dalla Ducati, e te vai in HRC Vai a capire. perché 20 anni fa era riferimento non plus ultra. Perché Vent'anni 15 anni fa fa erano non riferimento. andare in HRC perché c'era la tua Vent'anni sponda. Non lo fa so, per quale era. motivo vuoi andare in HRC? 20 anni fa era un riferimento. Chi è che testava la moto? Chi è che testava tutte le novità? Se ti Ma ricordi, cagliami, che se ti cazzo è? ricordi, la MotoGP che chi decideva i regolamenti era la Honda, e non c'era tutto questo MSMA che era la riunione dei costruttori. La Honda aveva la prelazione dei regolamenti. La prima MotoGP la provarono i collaudatori giapponesi e la provarono Doohan e Wayne Gardner e dissero: questa moto qui è l'evoluzione, siamo nel futuro. Quando la provò Valentino Motegi, con tutti i problemi annessi, disse: questa moto qua è da rifare. Ecco, disse: questa moto qui è da rifare perché è troppo brusca, non si riesce a utilizzare, mi sporgo in avanti, sembra che mi sporgo dal balcone. No, questa moto è tutta sbagliata. E gli diedero ascolto. La moto, infatti, fu vincente. 2002, gare finali. La Honda portò un pacchetto di evoluzioni. Lui e Ukawa. In più, diedero pure la moto a Barros. Valentino in Malesia arrivò quarto. E Ukawa disperso. A Phillip Island tornò indietro. Valentino vinse la gara. Quindi ci vuole anche un pilota che ne capisca. Ci vuole anche un test team che ne capisca. Tipo Bradal, bravo, ma non è Pirro. Bravo, quindi la domanda logica è questa: chi salverà la Honda? E non è né Mir e tantomeno Marini. Quindi chi Allora, cazzo salverà la Honda? chi salverà la Honda? La Honda si salverà da sola, perché se uno ha le idee chiare, la porta a galla. Cioè, la Honda MotoGP ha le idee, perché comunque è un reparto che comunque la Honda è già cambiata rispetto a quella dell'anno scorso, perché ricordiamoci una cosa, la Honda dell'anno scorso era in mezzo a una strada. Ma veramente neanche pianerottolo, era veramente in mezzo a una strada. Cioè, se tu al test di Sepang all'ultimo giorno togli le alette perché ti mandano in pista per capire dove hai carico, dove la moto prende carico, se la moto prende carico dalle alette o non ha carico, Visto capisci che che stai sei in mezzo dicendo a una strada. carico, mi sono già accorto che devo caricare la batteria, quindi mi assento 2 minuti che vado a prendere il caricatore e Va poi bene, riparto. sì, No, ma non... Tu aspetta, continua. aspetta però, mettilo al shot. È così. Ok. Arrivo. No, comunque diciamo che la prima Honda ha preso 18 secondi. Ma La ci prima sta, Yamaha, la prima, bisogna. aspetta, la prima Ci sta. Honda ha preso 18 secondi.
La prima Yamaha ha preso 17 e mezzo, quindi voglio dire. Sì, però sono su due pianeti paralleli diversi, cioè non è perché una sta a Iwata e l'altra sta a Tokyo. No, no, d'accordo, non divido. Ok, sono su due pianeti diversi. La Honda deve ricostruirsi, la Yamaha deve rievolversi. Esatto. La Yamaha ha fatto spesa tecnicamente e come tutte, come anche in Formula 1, quando c'è la spicciolata degli ingegneri che se ne vanno, cioè non è la bacchetta magica, la macchina che va forte, la moto che va forte continuerà ad andare forte durante le evoluzioni. Se non ci saranno delle evoluzioni consistenti, la moto evolverà meno, quindi si avvicineranno gli altri. Uguale le moto, la Ducati ha perso tanti pezzi della loro squadra. Pupulin, Giribuola, ha perso Bartolini, ha perso Guidotti al team, poi va bene, è arrivato Borsoi, è arrivata altra gente, però la Yamaha ha già i piloti, quindi la Yamaha ha lavorato sui tecnici sulla moto, perché i piloti ce li ha. La Honda ce li ha da quest'anno, perché al posto di Marquez, che non so se voglio rimanere, cado, non lo so, boh, chissà, se la fidanzata mi vuole bene allora vado forte in moto, se no no, però correre con mio fratello, però se non mi manda il messaggio sto a casa, cioè capisci, Marquez non voleva più rimanere in Honda, come loro non volevano più lui, perché è evidente, chissà perché Marquez gli ha fatto provare la moto a Misano, che doveva essere l'evoluzione di quest'anno, non ha firmato con Marini. La Honda ha portato una moto tutta nuova. Sì, sì, no, ma scelte drastiche che ti fanno capire quanto una cosa era logora. Io penso che comunque la Honda adesso metà stagione darà qualche risultato. Grande Ciro, lui, guarda che sguardo. Lui è al posto di Miller. Grande Ciro. Dicevo che la Honda, secondo me, qualche risultato lo vediamo da metà stagione in poi. Ha voluto insistere il caro vecchio Ciro per venire a salutare. Saluta. <The fringe. ride> Cosa dici? Grande Ciro. Ha lo stesso sguardo di Miller oggi. Purtroppo in MotoGP ci vogliono i tester. Si è visto come anche quando Rossi era in Ducati con tutti i problemi del caso, c'era Franco Battaini, prendeva 4 secondi al giro, certo. Con tutto il rispetto per Franco, però era una battaglia troppo impari rispetto a Valentino Rossi che dava 4 secondi, ecco. Certo. Ok, Bradal, per quanto possa essere forte, per quanto possa essere un campione del mondo Moto2 del 2011 che ha battuto proprio Marc Marquez, cioè in tutti questi anni sì, ma non ha dato quello sprint per tutti i problemi che potesse avere la Honda, che al Sachsenring 2 anni fa si stavano bruciando i piloti, si stavano ustionando, che c'era la Honda che scottava, come un problema che c'è anche Aprilia, ricordo. Che c'è anche Aprilia, che è una moto che surriscalda tanto, sì, però non da arrivare a ustionarsi. Quindi sì, ma la nostra volta quest'anno è completamente un'altra Aprilia, dimmi, rispetto all'anno scorso quando hanno avuto il problema di surriscaldamento, è un'altra Aprilia, un altro telaio, cioè l'hanno cambiata, l'hanno cambiata. D'accordo, però vedi che alla fine l'hanno cambiata meglio, perché ho sentito delle cose pazzesche riguardo il grip in curva, cioè che hanno l'aerodinamica che funziona e praticamente dà carico alla gomma in curva, tipo Formula 1. L'Aprilia e Spargarò ha detto che in curva c'hanno un grip della Madonna, c'hanno troppo drag in rettilineo, che in rettilineo c'ha troppo carico e quindi frena. Esatto. Devono adesso se raggiungono fare le alette, devono come in Formula 1. No? Cerchi il drag, cerchi il carico e tutto quanto. Però nulla che non si possa aggiustare, se il problema è quello. Invece cosa ne pensate del nuovo acquisto Yamaha Rins?
è sulla moto ideale. Quattro cilindri in linea. Così può gareggiare Quartararo, può gareggiare con Quartararo per il trofeo Yamaha. Come la chiamava Morbidelli l'anno scorso, la chiamava il trofeo Giappone, cioè guarda. Sì, no, ma Gran Turismo. Rins, però, sfida, ragazzi, le auto giapponesi. Esatto. Sfida le moto giapponesi, c'è cioè la Coppa Giappone. Sì, per le patenti, la medaglia oro, argento e bronzo. Sfida le moto giapponesi e dimostra di poterle battere con un'Unione Europea. Sembra Gran Turismo, sembra. No, comunque Rins l'hanno preso per svilupparla questa Yamaha, cioè mi pare evidente. Però è chiaro che anche lui non è che può fare i colpi magici, non ha la bacchetta del mago Rins, che risolve tutto in 3 mesi. Bisogna vedere come evolve adesso la Yamaha con Bartolini, con le concessioni e tutto. Però la prima gara è stata un disastro. Sì e no. Però come è arrivato? Disastro. Allora, il problema è che non è stato un disastrone, è stato però. Beh, allora, la Yamaha, ha dimostrato impegno. Risponde 12esimo, è arrivato Zarco. 12esimo, Zarco, no, Quartararo 11esimo invece. Prima Yamaha 11esima di Quartararo. Emir 13. Mir 13esimo. Mir 13esimo. Minchia. Fabrizio, ti hanno suonato sto weekend. No, un po' come Rocky, esco come i panda. Ma di Gian Antonio e Mir esci con le ossa rotte. Esci. Ma per carità, va benissimo. Io ti dico soltanto che la Yamaha deve cioè, a carta bianca, quindi non è che dici non facciamo sviluppo, perché si sono battuti tanto. Mm-hmm. Purtroppo nello sport c'è la memoria corta, anche Ducati ha avuto le concessioni. Quindi sì. È giusto che le abbiano anche i giapponesi. Quando Honda era forte, Ducati le ha avute le concessioni. Quindi è giusto che anche i giapponesi abbiano le concessioni. Certo. Devono fare uno sforzo mega galattico, perché sennò Quartararo lo perdono. E capisci che però il tempo è poco, cioè nel senso, se già dalla prossima Quartararo, secondo me ha più un piede fuori, Sì, però anche Quartararo può anche dirti: va bene, ti capisco, ma non è colpa mia. Cioè, nel senso, Quartararo è quanti anni è che è in Yamaha? Dal 2019. Ecco, tra Petronas e team ufficiale. Ecco, cavolo, la Yamaha, cioè, era già dai tempi di Valentino che faceva fatica. Già dai tempi. Quartararo, non così, però. Le meteore, Quartararo, Morbidelli, Vignales, però alla fine il valore è quello, cioè le altre sono progredite, mettendo anche in dubbio i valori di Yamaha con il 4 in linea di passare anche a un V4. Esatto. Però il tempo scarseggia, adesso non è colpa di Quartararo se c'ha il contratto in scadenza. No, però... lui vuole delle risposte, cioè se già dalle prossime due o tre gare la situazione rimane questa, ragazzi, Quartararo a Carezzo e firma con l'Aprilia come fece Lorenzo con la Ducati. Sì, il problema è che la Ducati con Lorenzo erano situazioni diverse, nel senso che Lorenzo scappava da una situazione perché non si è mai adattato a Michelin, Yamaha, convivenza con Valentino. Quindi Lorenzo stava scappando, che è diverso. In più voleva correre con una moto competitiva, con Dall'Igna, e alla fine ha trovato l'accordo, che poi è andato a rovinare la festa a Dovi, perché gli ha complicato tutto e per tutto. Certo. Quartararo è in cerca invece di una moto competitiva, è un po' più vicino a Marc Marquez, che lui dice: mi sento ancora competitivo, se sto qua e non vinco per altri 5 anni la logica ti dice che Quartararo la logica mi dice che se Bartolini non compie il miracolo di riportare un po' questa Yamaha in se ne va. Sì, di sicuro, come si chiama, quello che o Vignales torna in Yamaha, che non penso,
Ma nemmeno nei migliori sogni, penso. Non penso proprio. Beh, è tornato Fogart in Ducati. È tornato Fogart in Ducati dopo la parentesi della Honda. Fabrizio, dai, facciamo delle cose, delle supposizioni che abbiano un minimo di vicinanza con la realtà. Ho capito che togli, cioè nel senso, uno che si merita. Fai la coppia e Spargarò. Scusami, fai la coppia e Spargarò Quartararo. Punto. E Oliveira lo lasci lì? Oliveira va in Yamaha, secondo me. Oliveira va in Yamaha? È l'unica cosa che non deve fare. Vedrai che secondo me invece ci andrà. Qui se ne parla, È l'unica cosa che non deve fare. Opportunità lì, o se no NASCAR sempre. Guarda che, se te lo dico, è perché ci sono delle notizie che lo dicono. Ma è l'unica cosa che non deve fare. Cioè, nel senso, lo so. Come Marquez, dicono che Marquez non andrà mai in rosso. Io ti dico, sei sicuro? Non ho più dati con i suoi bancari, però la vedo dura che vada in rosso, perché cioè, ci sono troppi milioni lì. Ne fa per andare in rosso, non lo so perché io riuscirei a mandare in rosso il suo conto corrente, però. Ci metterei anch'io, guarda, non un giorno di... Non un giorno, magari due. Quindi tu vedi la coppia Marquez Bagnaia, Fabrizio? È pericolosa. La domanda è: Marquez sulla KTM di Miller, cosa avrebbe fatto di diverso? Ma la domanda anche questa. Era lì a giocarsela con Binder. Esatto. Sì, cioè gli dai un vantaggio ulteriore? Cioè stai dicendo che la KTM ufficiale è uno step più avanzato rispetto alla moto che c'è adesso? No, io sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo che la Ducati è una moto complicata, forte, veloce, ma complicata. Tutti quelli che sono saliti sopra ce l'hanno messo di tempo. Come tutti i piloti ci hanno messo il loro tempo, chi con le proprie credenze, chi con altri problemi. Il problema, esatto, è che sale Valentino e la guida come una Yamaha. Sale Lorenzo e la vuole guidare come una Yamaha. Sale Morbidelli, la vuole guidare come una Yamaha. Tutti quelli che vengono, tipo da Bagnaia, che è salito dalla Moto 2, con un foglio bianco, ci ha messo quanti anni? Ci ha messo 4 anni. 4 anni ci ha messo. Pramac e ufficiale. No, dai, 4 anni no, 2 tutti però. 4 anni no, ci ha messo 4 anni, ci ha messo. 3 anni a vincere. Pramac. Ragazzi, 4 anni Pramac e uno così, ha fatto dei lampi a Jerez 2020. 4 anni Pramac, 2 anni in Pramac. 2 anni Pramac, 1, però ci ha messo 4 anni a vincere. E in Pramac, d'accordo, non erano contenti, di Bagnaia, puoi chiedere a quelli che vuoi, Sì, sì. Quando è andato in ufficiale, poi lì è sbocciato, perché ha fatto vedere, non ha convinto tutti, ma poi in ufficiale ha avuto gli appoggi, la fiducia, quello che vuoi, e Bagnaia è diventato Bagnaia. Cioè adesso per farlo cadere... E oggi Bagnaia ha guidato come Dovizioso. No, meglio. Ma infatti Dovizioso è meglio. Un altro che la Ducati ha segato, ma potentemente. Però deve dire grazie a due persone la Ducati, se è lì adesso. Deve dire grazie a Valentino e a Dovizioso. Mm-hmm. Perché uno ha fatto partire lo sviluppo, e l'altro l'ho continuato. Adesso? E invece facciamo finta che il tempo non passi mai e che Bagnaia ha risolto tutto. Senza i soldi di Audi e le concessioni non sarebbe neanche arrivato Gigi. No, d'accordo. Però Alessandro, adesso ti faccio arrabbiare. Oggi Bagnaia ha guidato come alla Jorge Lorenzo, uguale. Il martello... Martiglio, oggi era un martiglio. Martiglio, cioè tra il burro e il martello. Martiglio e mantechiglia. Mantechiglia. Ha guidato alla Troy Corse, era guidato, pulitissimo. Anche.
Qual è l'ultima dichiarazione di Lorenzo, visto che l'abbiamo tirato fuori? Cos'è che ha detto? Non lo so. Giorni fa? Ha detto qualcosa riguardo Marquez, mi pare. Ah, ha detto che non so se le vince tutte, vabbè, vorrei credere. Non so se l'avevano buttata lì come newsflash per cercare di beccare cliccate, però c'era questo... Dove corre Lorenzo adesso? Il titolo di Lorenzo che si pronuncia dicendo ma che... Ma il punto è questo, ma che campionato fa Lorenzo adesso? Ah, boh, chi lo segue? C'è qualcuno che lo segue? No. Quello è il punto, quello è il punto. Lorenzo, no. Cosa fa nella vita adesso? Non mi interessa nemmeno seguirlo, posso dire la verità. Cosa fa Lorenzo nella vita? A parte vendere le mani, cercare di mangiare sushi a ma maletta. Guarda, io sono rimasto ancora scioccato dall'anno scorso quando praticamente hanno fatto vedere il giro da qualifica a Monte Carlo e l'anno sopra hanno detto un giro a Monte Carlo come Ayrton Senna. Quando bastava che guardavi i parziali, ci voleva un calendario. Ci voleva Mizzi, veramente. Un calendario. Per prendere i tempi. Vabbè. Ma scusa, se non vado errato, mi ha detto qualcosa della serie che non è competitivo. Marquez non sarà competitivo. No, del braccio. Mi preoccupava il braccio. Ah. Non del biscotto? No. No, perché lui mangiava gli abbracci. Ricordare che tra Marquez e Lorenzo c'era più un discorso di biscotto che non di braccia. Cioè. Perché poi dicevano una mano lava l'altra, chi lo apre? Casino, eh? Sì, Spagna poi... contro Italia, sì, esatto, ricordo. Perché poi ha aiutato sia Martin in Qatar, sì. Facendogli non passandolo, sì, poi sì, ha aiutato sì, anche sì, Lorenzo, però poi quando c'era da aiutare Dovizioso mi sembra che hanno dovuto mettergli un mappa 8 che ha rischiato pure di cadere per non farlo passare a Sepang, però magari mi ricordo male io, però magari mi ricordo male io, però in Australia a Valencia è caduto, come a Valencia che gli ha fatto un tappo clamoroso e pur di non farlo passare è caduto. Ecco, vedi, il punto è che Dovizioso è una parola di troppo, però credo che queste dinamiche non possono avverarsi con questa trilogia che abbiamo adesso sul podio, o comunque questa grande diversità di campioni che arrivano ogni altra domenica in modo diverso, non c'è più quella sorta di una mano dall'altra. No, adesso c'è diciamo che sana, se vogliamo. Adesso c'è 10 piloti in due decimi. Il fatto che la vecchia formula è sempre stata, visto Valentino, cioè non sei amico mio, sei mio nemico e quindi lottiamo la domenica e io devo arrivare avanti, quindi è un modo per spronarsi, per rendere di più, no, certo. E alla fine dà più spettacolo. Abbiamo scoperto che dà anche spettacolo il fatto che ogni domenica ci sia un vincitore diverso, anche questo è vero. Quindi, fondamentalmente le cose sono migliorate nel senso lì. Cioè nel senso... A vedere di nuovo una situazione tipo quella che si era creata. Voi preferite un vincitore ogni domenica o 4-5 piloti che si spartiscono le vittorie? Io dico che deve vincere il più forte, non bisogna creare uno show artificiale a tutti i costi, cioè non devi dare una gomma fallata, un qualcosa, cioè la Dorna non deve muovere le gomme. Ho come capito, però, cioè come Bridges, se vi ricordate ai tempi dei Fantastici 4 vincevano solo i Fantastici 4, no? D'accordo, però lì c'era un altro discorso, cioè non parliamo più di gomme, lì parliamo che c'erano le condizioni tecniche perfetto. E le centraline open o le centraline private, e allora lì cominciamo a dire team privato, team satellite, sta davanti all'ufficiale, bam, 500 giri, e sta davanti ancora, bam, altri 200, sta davanti ancora, no, perfetto.
e ti ho spento. Ovviamente, sì, sì. Le redini come Valentino nel 2021, le redini di Valentino non le può prendere nessuno, fondamentalmente. No. Non c'è pilota che è in grado, non c'è pilota che ha il carisma e ha la capacità di prendere le redini di Valentino. Quindi l'alternativa è o andiamo verso la Formula 1 per fare audience, o se no, io sarei molto pro, ogni weekend vince qualcuno di diverso. Quindi per me, dal mio punto di vista, se quello è lo spettacolo, ben venga. Cioè, l'anno scorso non è stato un brutto campionato. No. Ma vincevano solo Beppecco e Martina a un certo punto. A un certo punto sì, quando l'asticella si è alzata alla fine, esatto. Ed è per quello che adesso bisogna vedere se questa cosa qua è una cosa che continuerà e si traducerà in questo campionato, che non vorrei che fosse così. Sarebbe meglio avere un pilota vincente diverso ogni fine settimana. Può essere. Poi gli altri prendono il resto, cioè i punti per arrivare a vincere il campionato. Però hanno livellato nella maniera giusta, perché adesso non c'è più centralina ufficiale, centralina così, e la centralina unica è giusta. Però io dico, perché movimentare così con questa gomma in una gomma così? Deve vincere il più forte. Deve vincere il più forte. Cioè, non ci sono queste gomme che vanno così, come l'investimento in borsa. Le gomme devono fare le gomme. Cioè, vincevano i Magnifici 4. Perché? Perché avevano qualcosa in più? Perché avevano la moto ufficiale? Perché avevano capito meglio degli altri le gomme? Perché avevano condizioni tecniche diverse, Fabrizio. Perché andavano più forte? Andavano anche più forte. Anche un discorso di budget lì, Fabri. Perché comunque... Andavano anche più forte. Andavano più forte. Avevano materiale migliore, avevano materiale migliore. Sì, c'era uno svantaggio nei confronti del gregge che oggi fondamentalmente non c'è. Però ci sono meglio oggi tecnici che rimangono, perché la Yamaha, le giapponesi sono inesistenti ormai. Ma perché? Perché sono talmente tante volute che non è un caso. Non è un caso. Da quando c'è la centralina unica, la Yamaha, da quando ha rotto il motore al Mugello, la Yamaha non è più andata. Sì, però adesso la Yamaha cambierà. Cambierà un po' canzone, perché se non ho capito male i pezzi ci sono nuovi, la moto sta facendo miglioramenti, quindi è destinata a cambiare la canzone per la Yamaha. Non so per quanto riguarda la Honda, perché ripeto, come ho detto prima, chi è che prenderà in mano le redini per migliorare la Honda e per farla diventare di nuovo titolare? Chi è questa persona? Ho sentito che hanno cambiato lì il direttore tecnico, che adesso ne arriva un altro. Kubo non c'è più. Non c'è più Yokoyama, non c'è più Kobubo. Raga, è il prossimo che anche Kubata è andato. Anche Kubata ci ha salutato. Ha messo a vendere Italia Erba. Bravissimo. I nomi ne vedremo, però anche loro, sì, loro si stanno muovendo. Prima ancora di pensare alla direzione e di pensare a chi riuscirà logisticamente a fare questa cosa qua, un pilota ce l'abbiamo che fa sviluppo. Hanno preso Marini. È Marini in grado di sviluppare la Honda per renderla competitiva? Secondo me ci vuole tempo, ma allora te la metto giù diversamente. Avevano Marquez. Sa svilupparla? Avevano Marquez. Valentino che cosa sta facendo in questi giorni? Ha del tempo libero? Valentino è il brand ambassador. Vai a testare la BMW. Guarda, Valentino, io se fossi la Honda andrei da Valentino e gli dico: tutto quello che vuoi, ecco la tua Honda NSR 500. Eccola qua. L'abbiamo parcheggiata in salotto. Adesso gentilmente vieni dalla nostra parte, che abbiamo bisogno di sviluppare sta cazzo di moto che non va. Tu nel fine settimana, quando non stai girando con la macchina, col kart e al ranch, mi sviluppi la Honda.
E quello sarebbe stato interessante. Cioè, Valentino si trova nella stessa non è in grado, situazione. Non sarebbe in grado di farla sta cosa, secondo voi? Ma no. Ha voglia. Ma ti dico, Valentino è nella stessa situazione di Dovizioso. Cioè, Valentino, se va in un concessionario Honda e dice: ma guardi, mi piace quella. Quello lì gli dice: Honda? No, 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 non abbiamo Honda. Uguale Dovizioso. Se dovesse andare in un concessionario Ducati a dire: guardi, mi piace quella moto. Ducati? No, no, no. Ducati, detto. No, 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 no. Uguale Valentino. Sì. Uguale Dovizioso. Cioè, sono talmente compromessi i rapporti che non è possibile. Che pure neanche il tempo, neanche alla celebrazione del 2021, quando gliel'hanno fatta vedere che Valentino ha fatto gli occhi dolci all'NSR 500 che ha parlato con Puig. Niente. Neanche avendogli dato suo fratello, così che sicuramente anche Valentino, tutti hanno detto non l'ha neanche citato, invece Marini ha detto sì, no, ne abbiamo parlato con Valentino, è Valentino che mi ha consigliato di andare. Vai, così mi danno la moto, vai, scambio. No, io invece la vedo diversamente, non c'era spazio per due piloti della stessa Academy. No, sì, ma io sto scherzando. Cioè, sì, ma è come se tu fai la domanda se vuoi più bene al papà o alla mamma. Cioè, da una parte suo fratello, che doveva cambiare prima o poi strada, perché sennò gli dicevano sempre, vedi, tuo fratello, vedi, così, se non vai a correre tuo fratello, dove vai a correre? Sei scarso, eh? Sì. È giusto che si faccia la sua strada. Sì, sì. Cioè, e non è che ha sempre corso con il team di Valentino. Marini ha fatto anni col CEV e non c'era il team di Valentino. Team Italia, ragazzi, col team Italia. Nel team Italia, quando è arrivato in Moto2 ha corso per Cuzzari nel team Forward, che era il compagno di Baldassarri. Cioè, No, ma comunque secondo me la scelta di Marini di andare via, come hai detto tu, oltre a discostarsi diciamo dall'ombra del fratello, ok, ma anche secondo me lui ha detto ok, io vado, metti caso che riesco, mentre sto io riesco a risollevare la moto, comunque mi prendi i miei meriti, è sempre, capito, cioè per fare qualcosa di lui che non gli si paragoni sempre, ma tuo fratello, capito, secondo me è stata anche una scelta di questo, usci un po' dalla zona di comfort e rischiare e farsi una strada sua che gli venga riconosciuta, perché se lui adesso va miracolo risolleva la Honda, lui è uno che gli deve dire, cioè gli deve riconoscere i suoi meriti. Ma assolutamente, io dico che lo spazio per due piloti dell'Academy no, non c'è, la 46 stava stanetto. Sì, deve solo ricucire un margine di 42 secondi. dai. Non credo sia un miracolo, credo che sia praticamente, non lo so, fanno prima ad andare sulla Luna. Quindi faceva bene allora Marquez a stendersi a ogni gara. La gara per andare a Marte, la Honda. Quindi faceva bene Marquez a stendersi ad ogni gara. Stendersi a migliore per accaparrarsi la stampa. 42 secondi. Però alla fine, sai cosa DNF, è successo? DNF. Marini si era fatto superare da Miller, che era caduto, però all'ultima zampata, all'ultima curva, sì, nessuno l'ha visto perché sono arrivati, erano tutti al bar, e Marini è riuscito a ridare la zampata a Miller, e alla fine cioè non è arrivato ultimo, hai capito? È arrivato penultimo. Il grande duello per non arrivare ultimo, cazzo. Raga, lì è mezzo secondo c'è stato tra i due, mezzo secondo nel polso. Volere o volare è così, volere o volare è così. Fabrizio, ma Marini non ha mezzo secondo nel polso? Questa era una battuta di Valentino, d'accordo, per quello devi, ti dico. Allora, sparare contro la Croce Rossa, io dico, quelli che si concentrano su Honda, perché non si concentrano anche su Yamaha? Cioè, allora, perché Alex Marquez, che ha fatto la gara dietro Marquez, che gli ha fatto da bodyguard, non si vanno a enfatizzare queste cose? Cioè, oggi Adrian Fernandez, che batosta ha preso da Pedro Acosta? Mamma. E allora, sì. Cioè, raga, facciamo analisi. Però non adesso, perché dobbiamo rivederci in un'altra live, perché siamo già a un'ora e mezza. Ne abbiamo di argomenti.
Ci vedremo molto presto. Ma Portimão, Portimão è già il prossimo fine settimana, no? Portimão è tra due, mi sembra. Non si è mosso. È già il prossimo. Il 24 è. No, che palle, tocca aspettare. Fabrizio, puoi chiedere alla torna di anticipare? Perché sennò ho calendario vuoto il prossimo. No, perché? Mi sembra che c'è la Superbike settimana prossima. Ah, ok. Sì. Va bene. Allora non serve che le mandi un'email. C'è Johnny Jonathan Rea. Ecco, la prossima live, che la faremo martedì o mercoledì, parleremo anche di Superbike. Dobbiamo parlare anche di Pirelli, di Moto 3, Moto 2. Oggi le Pirelli sono durate 5 giri, Fabrizio. Anche Doha è stato rifatto. Cioè, le Pirelli sono un altro impasto. Sono molto più morbide, sono gomme Superbike portate coppia e incolla in Moto 2. Diciamo che non è suo grande butto, eh. No, non sono d'accordo. Tu sei un provocatore. Non sono d'accordo. Non è suo grande butto, eh. No, ma tu, io so la citazione. Comincia con Z e finisce che non è Zorro e finisce con Gni. Lo sai, Alessandro, ce lo troviamo ai box quest'anno anche lui. Questa è il suo amico di lungo corso, è di Alessandro. Esatto. Che già quando andavamo in una nota trasmissione era suo idolo. Andava per lui. La forza di farlo, guarda, non ce la faccio. Ma ultima domanda. Dimmi. La faccio a Dario. Nella foto dove guardava? Guardava verso le Pirelli. Sono oltre all'infinito. Ma lui guardava le Pirelli che erano messe in qualche zona dello scantinato. Tipo quando devi fare la foto ai neonati, no? Che gli metti la cosa. Guarda qua. Esatto. No, devo dire che comunque la telecronaca della Moto 3 e Moto 2 è sempre rimasta quantomeno rivedibile. In Moto 2 sono a Bolino. Che spettacolo. Diciamo rivedibile. Bello, quando devo fare Moto 2, finendo il Moto 3, mi raccomando, seguiamo Moto 2, c'è il Bolino in quinta posizione, parte in quinta. Avete visto poi? Arbolino mi ha veramente deluso. Perché è tutto l'inverno che dice, vedi, Dunlop. Caspita. Pirelli, ah no, abbiamo trovato, ah no, guarda, ho fatto un'intervista anche con Mr. Helmet, che sì. È imbarazzante, oh, devo andare, no, così, su, giù, cioè... No, non c'ho tempo, no, devo sganciare perché c'è un impegno, devo essere così, no, perché, sai, la gomma. Poi, dai, fai una dai, sei Arbolino, vuoi giocarti il titolo, cioè, è vero, hai perso contro Costa, però. Insomma. Diciamo che Arbolino ci ha illuso tutti l'anno scorso, ma mi sa che... Il vero Arbolino è questo qua. Teniamocelo buono l'argomento. Ci vediamo mercoledì? Mercoledì va bene. Perfetto. A me scusate se sono andato in ritardo, però... Non ti perdoniamo. Adesso devi fare le flessioni come Marco Martin. Esatto. Per darti l'idoneità vogliamo le flessioni. Esatto. E ti mando un video. Va bene, adesso poi ti facciamo girare con l'autocentro. Perché l'anacronico biondo uccide così. Ci sono scuse. Cosa? Di preparare i pronostici per Portimão al prossimo collegamento. Non ci sono scuse. Non voglio dire, va bene. Ma non facciamo pronostici, facciamo. Ma no, pronostici. L'ha messa al punto. Dai. Punto e basta. Fanno pronostici, si stira la classifica, vediamo
Comunque chi guffa Fabrizio, dai. I pronostici. I pronostici. Comunque Pazzesco. Comunque voi non me ne siete accorti, ma oggi c'era uno che guidava l'800 oggi. Sì. Non ce l'hanno detto, ma uno guidava l'800 oggi. Sì, c'erano i poteri forti, ma c'è qualcuno che vede delle gare che noi non riusciamo a vedere, perché... Esatto. Non capisco, veramente non capisco. Ah, poi una domanda mia, perché l'ho visto io nel pulmino mentre tornavo dalla partita, quindi non ho capito tanto. Ma a Costa, il caro che ha avuto, è stato un problema fisico oppure era un problema di gomma? Sindrome compartimentale, dicono. Ah? Grandissimo, grande. Però il font dei post non è molto adatto, cioè. No, sembra un po' un bambino che scrive. Mi chiamava a me, glielo facevo io un fotomontaggio, che cosa. Sì. No, cioè, un po' come il bambino quindicenne che scrive. Lascia stare i fotomontaggi. Fabrizio, non è sto grande butto, Lascia sta. Fabrizio, non è sto grande butto. No. Questa frase ce la segniamo. Grande debutto. Non è sto grande debutto. Non è sto grande debutto, Fabrizio. No. Non è che e poi vi siete persi debutto. Anche vi siete persi anche Fabrizio su Twitter, che è andato all'attacco, La faccia del guerriero. Scritto vi spezzo in due, ha scritto. Con anche scritto sotto Adriana. Vabbè, dai, chiudiamo qua, se no ci a furia di E ci chiudono loro, perché c'è il limite delle 2 ore. Oh, va bene. Quindi, bella lì. Buona continuazione, ragazzi. A voi. Ciao. Ragazzi. Va bene, ci vediamo. Ciao.